Signora, lei che fa, mangia? Non ci segue, niente, non ci sono applausi, niente. Ma sta bella figliola che ci volevano dare un macellaio, ci volevamo un macellaio. Se era quello che era un macellaio, come si chiama signora? A Mimma ci volevano dare un macellaio, Mimma, a canto di donna gratis. Se ti tu un macellaio, mi trovai, tu vieni a casa senza mano, la vedi, la vedi, la vedi. Se ti tu la fantasia, sia la vecchia mia, oh mamma, che voglio mai da, oh mamma, che voglio mai da, oh mamma, che voglio mai da. Parita di parita, mica non la faccio più, bravo. Respiro. Ah, no, fammelo, non è uno. Ma quando se la canta se canta meglio. Poi c'è la cosa che ci dà la buccia. Guardalo, guardatevi. Ah, signora, allora. Lei è lo scarico. Ora ce devo io. Ma hanno detto che è assessore. Fate un applauso a questo bello assessore che avete. Anche a Palmini hanno un assessore così bello. Un applauso. Chi ha lei che lo battimane? Non ci piace l'assessore. Ah, è il suo assessore. C'è anche assessore personale. E allora che facciamo? Ce l'ha un farmacista. Ce l'ha un farmacista, no? Ce l'ha. E meglio non fare un magista, allora però... Ah, è perché non la così, vero? No, non è. Aspetta, fammi sentire questo signore che si... Lei c'ha una faccia d'attore, doveva fare l'attore nella sua vita. Grazie, il piacere è nostro. Ma insomma, ce la diciamo. Ma questo farmacista ci vuole l'assessore. Ci vuole un farmacista. Ce l'ha, ma non è un farmacista. L'assessore, il farmacista, glielo diamo, sì o no? Sì! Sì, tu sei un farmacista, i tuoi di naso possa mangiare. Che fa un farmacista? Ci dica fantasia. La supposta, la mente.